Ben ritrovati, buon 2024 a tutti. Ricominciamo a fare i video di fotografia e lo facciamo trattando una macchina fotografica un pochino particolare che si ispira a un'altra di cui ci siamo occupati abbastanza in passato. E parliamo oggi della IAG EXA, che è una macchina che si ispirava alle più famose Exacta. E ne costituiva una versione più economica, più accessibile, destinata ai fotomotori voluti. Allora, come abbiamo detto, a fianco delle più famose Exacta che tutti conosciamo e che abbiamo trattato, come dicevo prima, ampiamente in questo canale, in particolare relativamente a due modelli, la VX e la 2B. Nel 1951 furono introdotte queste macchine fotografiche che si ispiravano chiaramente all'Exacta, sia nella forma sia nelle caratteristiche tecniche, ma erano relativamente più piccole, più piccoline, e avevano delle cose che le differenziavano, semplificandole, e vedremo anche in cosa. Questa che prendo adesso in considerazione è la EXA 1, il primo modello. Preciso subito che l'ottica che vedete montata su questa macchina fotografica non è di quel periodo, non è relativa al modello 1, perché generalmente queste macchine vengono equipaggiate con obiettivi Meritor, mi sembra, o i Tessar. Questo è un Tessar, ma questo qui è un Tessar che equipaggiava una Exacta Varex 2B. Però ce l'avevo montato su questa. Dopo vedremo un'altra macchina con l'obiettivo appropriato, un'altra EXA con il suo tipico obiettivo montato. Diamo un'occhiata, togliendo l'ottica, su cui si è aperto anche il mirino. Ecco, togliamo l'ottica. Il sistema per sbloccare le ottiche è sempre lo stesso dell'Exacta. Ecco, togliamola subito così almeno non ci fa tanta confusione. Vediamo la macchina come è fatta. La prima cosa che notiamo è il tipo di otturatore. Perché a differenza delle Exacta, che avevano l'otturatore sul piano focale, quindi con la tendina, questa ha un otturatore a ghigliottina. Vi faccio vedere il funzionamento. I tempi originariamente partivano da un 25esimo e arrivavano a un 250esimo, ma nel giro di breve furono portati a un 150esimo, il tempo più veloce. Quindi abbiamo pochi tempi, B, un 25esimo, 50, 100 e 150. La caratteristica di questa macchina, vedete, è questa sorta di leva che viene utilizzata per cambiare il commutatore dei tempi. Ecco, vedete, si sposta sta leva qui e va in corrispondenza ai tempi che si vogliono utilizzare. Ricorda molto i cambi delle moto degli anni 30, no? Pochino. È un sistema un po' bizzarro, però funziona così. Allora, qui adesso abbiamo selezionato un 150esimo. Per caricare la macchina si gira questa rotella superiore in questa direzione. Ah, è già carica. Scusate, no, è quest'altra rotella. Si gira, ecco, in questa direzione. Vedete, si arma l'otturatore. Viene in risalto lo specchio. In questo caso lo specchio è un po' deteriorato. Purtroppo la macchina l'ho trovata così. È una macchina del 51. E il pulsante di scatto è questo. Ecco come funziona. Questo otturatore cosiddetto a ghigliottina. Proviamo anche la posa B. Vedete? Basta spostare in fondo la leva. Pulsante di scatto. Il otturatore aperto e chiuso, molto 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 semplice. E quindi già una prima differenza sostanziale rispetto all'Exacta di cui conosciamo di più perché sono più diffuse è il sistema della commutazione dei tempi. L'Exacta aveva una classica rotella che veniva azionata in corrispondenza ai tempi desiderati. Sulla parte destra l'Exacta, tra l'altro, aveva, vi ricordate, una leva di avanzamento qui sulla sinistra che tornava, mentre invece questa ha un semplice pomello laterale per caricare la macchina. E
e per poter poi scattarle. Così. Un'altra cosa fondamentale è che il ritardatore tipico dell'exacta, vi ricordate quella possibilità impostando il tempo BOT sulla ghiera dei tempi di ritardare i secondi in base a quella che era la propria preferenza? Qui non è possibile ottenerlo perché non c'è. Abbiamo qui il contascatti che può essere riportato a zero agendo su questa piccola rotellina in questa direzione indicata dalla freccia. Sopra abbiamo questo pulsantino che serve per sbloccare. Una volta finito il rullino, si pigia qui, sblocca la macchina fotografica e quindi permette il riavvolgimento del film con questa manopola di sinistra. Non c'è la ghigliottina che permetteva di tagliare la pellicola, vi ricordate la caratteristica fondamentale, no, dell'Exacta, che non c'era in nessun'altra macchina, che io sappia, non mi ricordo di averla vista in nessun'altra macchina, posizionata qui sotto, una rotellina l'azionava, si apriva in questa direzione e tagliava il film. In questa macchina non c'è. E vediamo come è fatta dentro, si agisce su questo pernetto, e si apre il dorso. Ecco. Così il dorso aperto della Exacta, della Exa, scusate, Exa. Chiudo. Per quanto riguarda poi l'intercambiabilità dei mirini e delle ottiche, c'è assoluta compatibilità con l'Exacta, perché anche in questo caso il mirino si poteva togliere e cambiare agendo su questo perno, si estrae il mirino e poteva essere messo anziché un mirino pozzetto, un pentaprisma, un prisma esposimetrico, insomma, le possibilità erano tante. Stessa cosa per le ottiche, perché l'attacco è lo stesso, tant'è che l'ho dimostrato adesso, questa era un'ottica prevista per la Exacta Varex 2B tra le altre, ed è perfettamente compatibile con la EXA. Queste erano le prese per i vari tipi di flash. Sotto c'è la presa per il cavalletto ed è questa una macchina veramente veramente semplice. Il mirino, come in tutte le EXACTA, si apre pigiando su questo tasto, ecco che si apre. Ecco, vedete, avevo detto, no, che lo specchio è leggermente rovinato e lo vedete nella parte superiore. Andrebbe cambiato, cioè, no, questo non compromette assolutamente il funzionamento della macchina, però per una visione precisa e perfetta andrebbe cambiato. Rimettiamo sull'obiettivo e abbiamo la veduta d'insieme di questa EXA 1. La EXA venne prodotta dai primi anni 50 ai primi anni 60 circa in numerosi esemplari. Questo abbiamo detto la prima. Uno dei più interessanti, ma una volta mi ricordo quando ero ragazzo, erano tra l'altro ricercatissime, adesso penso che le quotazioni siano grosso modo parificate, quelle della EXA, erano quelle prodotte dal 54 al 56 nella città di Sommerda, penso che sia questo la pronuncia della parola, comunque c'è scritto anche qui, vedete, in Turingia, per le ridotte capacità produttive della IAG. Praticamente era la stessa identica macchina fotografica, il modello 2 e il modello 3, prodotte dalla Rheinmetall per conto della Exacta. Le macchine si riconoscono dalla iscrizione, vedete, Rheinmetall, dalla scritta relativa al paese di produzione che abbiamo detto essere in Turingia, da questo piccolo logo web impresso sul pulsantino che dà la possibilità di estrarre il pozzetto, e
E poi, come dicevo, da questa scritta System, Exa System. Vedete, le macchine sono praticamente uguali. Adesso questa è leggermente diversa perché è il primo modello, però le differenze, vedete qua, anziché essere scritto IAG Dresden, è scritto Rheinmetall. Ecco, mi ricordo che vi parlo degli anni 90, primi anni 90 circa, e queste erano ricercatissime. E le facevano pagare un sacco di soldi perché c'era scritto Rheinmetall anziché... E io infatti ricordo che cominciavo un po' a entrare nell'orbita delle macchine fotografiche da collezione e boh, mi pareva, sembrava di cavolo, chissà cosa ci avranno. Praticamente niente, sono uguali, sono le stesse identiche macchine. Questa che mi andava di farvi vedere monta un'ottica che corrisponde a quelle in dotazione al momento della produzione, cioè in questo caso è un Tessar, vedete però già la forma è completamente diversa da questa, no? Vedete? Questa non è sua, vabbè, così, questa è la sua. Le caratteristiche tecniche sono praticamente identiche, anche in questo caso, come vedete, i tempi vanno da un 1/25 a un 1/150 più la posa B, stesso sistema di avanzamento, di rivolgimento, stesso sistema di apertura del mirino per la sostituzione e stesso sistema ovviamente anche di sblocco dell'ottica per poterla cambiare. Sotto vedete uguale, le faccio vedere insieme, davanti sono uguali, sopra sono uguali. Praticamente in questo caso cambia solo questa scritta superiore che testimonia un periodo in cui le capacità produttive della IAG dal 54 al 56 credo erano molto limitate, quindi praticamente c'era necessità di rivolgersi a una produzione esterna e vennero prodotti questi modelli. Niente di particolare, è soltanto la testimonianza di un periodo storico. Dal punto di vista collezionistico, ripeto, una volta erano ricercate, adesso vi dico la sincera verità, non lo so, non lo so, non saprei dire. Penso che si equivalgano, non saprei. Magari ecco, come tutte le cose, no? C'è chi è che cerca questo modello in particolare, questa scritta qui, come quelle commemorative per dire, no? Cercano quella commemorativa, non si possa pagare chissà cosa, in particolare le Leica, non ne parliamo. E allora è disposto a pagare anche di più. Boh, io non saprei. Io le ho trovate insieme, le ho prese insieme, queste due macchine, che hanno le stesse caratteristiche, come ho già detto, ecco, un'ulteriore caratteristica, anche l'otturatore. Sono due macchine uguali, anche se questa si ispira al modello 3, mentre invece questo è il modello 1, però grosso modo. Le macchine, ripeto, sono le stesse. Spero di esservi stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti, vi rinnovo l'invito a iscrivervi, continuate a farlo perché siete già stati numerosi in passato, spero continuate a farlo e vi ringrazio per l'attenzione come sempre, vi rimando al prossimo video, ciao a tutti.